Amici amici bianconeri, buonasera, bentrovati questo martedì 6 dicembre, nel quale in esordio voglio fare gli auguri all'uomo in copertina, a quello che reputo essere il mio presidente Andrea Agnelli, che oggi compie 47 anni, e a lui personalmente, ma credo di rappresentare una grande fetta della tifoseria bianconera, vanno i ringraziamenti per quello che è stato il suo regno, chiamiamolo così, di successi, soprattutto nel corso dei primi 9 anni, allora quando la Juventus ha vinto tutto quello che poteva vincere in Italia e sfiorando in un paio di circostanze quella maledetta Coppa dei Campioni che la Juventus insegue da lontano 1996. Gli ultimi anni sono stati difficili, sono stati costernati anche da clamorosi errori, ma non per questi possiamo cancellare, o perlomeno io non per questo cancello quanto di buono è stato fatto, è stato prodotto, e quindi il mio riconoscimento va comunque per avermi regalato 9 anni nei quali potevo guardare a testa alta, anzi dall'alto in basso, tutti quanti senza ricevere gli sfottò e tutto quello che si sente ovviamente da 2 anni a questa parte e che in questi giorni poi è rincarato da tutta la disinformazione che viene fatta e pubblicata sui giornali ma anche sul web. Di questo ed altro parliamo in questo video. Mi raccomando, grazie sempre per il seguito che date al canale, continuate a farlo, sostenetelo, portate i vostri amici qui sul canale, chi non è iscritto si iscriva, azioni la campanella di notifiche e metta like al contenuto in fondo alla puntata. Parliamo anche di campo perché oggi sono ripresi gli allenamenti alla Continassa, laddove si sono ritrovati coloro i quali non erano impegnati con le nazionali, presto arriveranno coloro i quali sono stati eliminati dal Mondiale, per una Juventus che si ritrova e che dovrà preparare la prima importante partita alla ripresa del campionato, il 4 di gennaio a Cremona contro la Cremonese. Un campionato che vedremo quale campionato potrà essere, perché tutto quello che ripartirà dal 4 di gennaio, o meglio, se vogliamo, già da oggi sino a giugno, sarà tutta un'altra storia rispetto a quella che è stata scritta fino al 13 novembre, momento in cui la Juventus con 6 vittorie consecutive aveva dato vita ad una rincorsa, ad una risalita che soltanto 1 mese e mezzo prima sembrava assolutamente utopistica. Ebbene, sono curioso anch'io, come voi, di vedere che cosa ci regalerà questa seconda parte, perché se prima che tutto quello che è esploso eravamo sostanzialmente anche fiduciosi di una ritrovata compattezza, di una ritrovata situazione che sembrava perduta, ben consci che comunque 2 mesi di pausa avrebbero potuto cambiare completamente gli equilibri in campo, oggi abbiamo l'ulteriore, inevitabile dubbio di cosa sarà la stagione della Juventus da qui in avanti, alla luce di tutto quello che è emerso, perché per quanto Massimiliano Allegri, coadiuvato da Federico Cherubini, gli unici 2 uomini, da un punto di vista tecnico, a cui è stata affidata la continuità con, chiamiamolo, vecchio corso, perché il campionato che si è fermato il 13 di novembre è un campionato diverso da quello che inizierà il 4 di gennaio, ma anche la Juventus è una Juventus diversa da quella che ripartirà rispetto a quella che si è fermata, per quello che sono state ovviamente tutte le notizie che sono uscite, le dimissioni in toto del CDA e quant'altro. Quindi per volere di Allegri e di Cherubini sono stati rassicurati tutti quanti i giocatori al rientro dalle, chiamiamole, breve vacanze. Alcuni sono stati magari contattati anche telefonicamente per essere rassicurati, molti sono ancora impegnati al mondiale, vogliono giustamente, legittimamente rimanere concentrati sull'obiettivo mondiale, quello più importante in questo momento, ma a noi ovviamente resta l'ansia di capire che campionato sarà di lì in avanti, di vedere se le rassicurazioni e se la Juventus sarà in grado veramente di tenere separate le questioni di campo dalle questioni societarie. Capiremo presto anche come vorrà continuare a sviluppare la Juventus la propria stagione. Io l'ho già detto, la sensazione è che, ritrovata la compattezza, si andrà avanti di 3-5-2 sostanzialmente, comunque difesa a 3, esterni Kostić a sinistra imprescindibilmente, con la possibilità eventualmente di avere un ricambio nella figura di Ilin Junior, che oggi si è presentato alla Continassa, quindi recuperato dall'infortunio o in via di recupero dall'infortunio che lo aveva toccato a Lecce con l'intervento di Di Francesco, e a destra col tentativo di fare quadrato attorno a una situazione di mercato che dovrà svilupparsi presumibilmente anche a fronte di una cessione. Sul mercato c'è indubbiamente Weston McKennie che ha parzialmente deluso in questo inizio di stagione, anche alla luce
delle ottime performance invece ricevute da coloro i quali erano partiti con i galloni della riserva, o se vogliamo anche con i galloni della riserva della riserva. E quindi Weston McKennie dovesse arrivare per lui in offerta congrua, la Juventus non ci penserebbe due volte, farebbe cassa, denaro eventualmente da reinvestire sul mercato per completare gli esterni di fascia, gli esterni di centrocampo di questo 3-5-2. Cuadrado ha bisogno certamente di un alter ego, e quindi vedremo quello che sarà poi lo sviluppo sul campo delle idee di Massimiliano Allegri, alla luce dei recuperi di Pogba, del pieno recupero di Federico Chiesa, del reintegro al 100%, speriamo, di Angel Di Maria. Su questo avremo modo di parlarne, capendo anche come si svilupperanno gli allenamenti, sperando che tutti i giocatori possano essere nelle migliori condizioni possibili. Oggi torniamo un attimino indietro. Se non ci fosse la Juventus, di che cosa si potrebbe parlare? Di cosa parlerebbero i nemici della Juventus? Di cosa parlerebbero i quotidiani? C'è un mondiale, ci sarebbe tanto di cui parlare e invece si fa tanta disinformazione. E io sono qui e la sto combattendo, non per difendere l'indifendibile, sia chiaro, perché ci tengo anche a sottolineare che nei miei video, che alcuni definiscono di parte, questo è un canale tematica juventina, quindi certamente non parlo di tanto altro. Mi riferisco alla Juventus, ma come ho detto più volte, lo voglio risottolineare ancora una volta qui, non difendo ciò che è indifendibile o non difendo ciò che è condannabile. Ma siccome siamo nel campo delle ipotesi, siamo nel campo del avvio delle indagini, non ci sono sentenze, non ci sono giudicati, ecco, mi preme evitare che la gente faccia emetta sentenze ancor prima che queste possano essere state elaborate. Sta divulgando una stampa che disinforma, una stampa mirata a portare una propria linea informativa nei confronti di un capro espiatorio che è identificato evidentemente nella Juventus, con accuse che sono pesantissime a fronte, ripeto, di un processo che ancora non c'è, di sentenze che ancora non sono state emesse, e si sta ovviamente indirizzando il sentimento popolare. Questo è un fatto molto grave, e a chi ovviamente mi dice: ma tu pensi davvero che la stampa o le intercettazioni che stanno uscendo possano influenzare i giudici? Io penso proprio di sì, ma a parte questo dico anche che avete presente il discorso che si fa spesso riferito alla Juventus quando diversi giocatori si mettono attorno all'arbitro e tutti vengono a lamentarsi che gli juventini cercherebbero di influenzare l'arbitro. Siamo sostanzialmente in un parallelismo clamoroso. Qui si sta cercando di indirizzare un sentimento popolare, si sta cercando di indirizzare un'indagine che ancora non ha dato avvio ad alcun processo, con una sentenza ancor prima che questa possa essere stata emessa. E trovo deontologicamente sbagliatissimo che ci siano dei legali che si prestino a ipotizzare sentenze basandosi sui se e sui ma, che sono qualcosa di quanto più inascoltabile in un momento delicato come questo, in una situazione delicata come questa, perché vengono spiattellate sui giornali, sul web, stralci di intercettazioni che, ve l'ho già detto più volte, sono assolutamente da evitare di essere ascoltate, perché sono da contestualizzare, e decontestualizzate raccontano una verità completamente farlocca, completamente unidirezionale, completamente manipolata. E è un fatto molto grave, perché le intercettazioni spiattellate su questa pagina possono provocare reazioni anche nei singoli soggetti, per i quali io credo che dovrebbe essere fondamentale la tutela della privacy. Io non dico che se uno ha sbagliato non debba pagare, deve assolutamente pagare, ma credo anche che non si possa spiattellare una situazione come questa a fronte di un processo che ancora non è iniziato e che comunque io ritengo, e su questo eventualmente andremo ad approfondire il concetto, dovrebbero essere coperte da segreto istruttorio. Vado in chiusura. Nella corsa della giornata di ieri ho avuto uno scambio di tweet con Maurizio Pistocchi, per il quale io lo dico molto candidamente, non provo e non nutro quel rancore e tutto quell'odio che invece tanta parte della tifoseria gli riversa. Trovo assolutamente fuorviante e deviante molto spesso la sua comunicazione, ma molto umanamente mi confronto e glielo dico, come mi è successo ieri, dove mi sono permesso di evidenziare che riportare solo ed esclusivamente un'informazione, ovvero quelle che sono le idee dell'avvocato Grassani su quello che è il tema che stiamo trattando, sia fuorviante se si pensa che ci sono altri avvocati che la pensano in maniera diametralmente opposta. Allora, se si vuole fare informazione, bisognerebbe riportare
diciamo, tutte e due le situazioni, in modo che eventualmente l'utente possa poi farsi un'idea propria, senza che venga questa sostanzialmente indirizzata. Ma capisco che sul proprio profilo Twitter ognuno pubblichi ciò che importa, mi sono permesso, alla luce di quanto mi è stato fatto presente, di far notare che sono preparato sull'argomento, sull'articolo 31 del codice di giustizia sportiva, sui comma 2 e 3, e che sono anche preparato in merito a quanto mi è stato presentato relativamente ad un articolo riportato sul Fatto Quotidiano, che parla ancora una volta di plusvalenze. Ricordo che la Juve per le plusvalenze è stata prosciolta, e il fatto che vengano associati alla Juventus altri nomi diversi da quelli che eventualmente potessero essere stati trattati in precedenza, non cambia il fatto che la plusvalenza non ha una regolamentazione. Non si può essere sostanzialmente condannati per la plusvalenza, perché non c'è un valore che possa determinare un valore di mercato che possa determinare se potesse essere più alto o più basso, o se ci potessero essere delle difformità di valutazione. Pertanto, che si parli di Tizio, di Caio o di Sempronio, sempre plusvalenza è. La Juventus sulle plusvalenze è stata prosciolta e ritengo che difficilmente possa eventualmente un ulteriore calciatore inserito diciamo nelle indagini cambiare il corso delle stesse. E poi, e vado a concludere, si parla tanto del discorso di aggiotaggio operativo, perché la Juventus è una società quotata in borsa e quindi ovviamente la Juventus è più nell'occhio del ciclone rispetto ad altre società, proprio perché è quotata in borsa. Ci tengo, grazie ovviamente anche ad approfondimenti che poi cercherò di portare qui sul canale attraverso professionisti di settore, a dire che relativamente al discorso di manipolazioni di mercato, il tribunale competente dovrebbe essere quello di Milano e non quello di Torino. Pertanto dovrebbe occuparsene la Procura di Milano piuttosto che la Procura di Torino relativamente a questo discorso di aggiotaggio operativo che verrebbe diciamo contestato alla Juventus. Detto questo, ci saranno delle indagini, ci sarà eventualmente un processo, lasciamo che possano essere, le ripeto ancora una volta, persone competenti, gli organi competenti nelle sedi opportune a stabilire eventuali infrazioni, eventuali irregolarità, e qualora queste fossero accertate e non per indirizzamento del sentimento popolare, è giusto che chi ha sbagliato possa e debba pagare. Ditemi la vostra, speriamo di tornare prestissimo ad occuparci di campo. Nel frattempo, di nuovo, tanti auguri al ormai ex presidente, ma che resta il mio presidente, perché tanto ha vinto, tanto ci ha fatto vincere, tanti meriti su quello che è stato 9 anni meravigliosi. Purtroppo, chi fa può anche sbagliare. Gli ultimi 3 anni certamente sono stati fatti dei grandi errori. Ci sentiamo presto, fino alla fine. Forza Juve, ciao!